iniziamo a sentire una persona che proprio con la testa ci lavora ed è una psicologa, che però ci parlerà anche di altre cose che sono collegate al nostro mondo, per vedere se magari da queste altre cose possiamo ottenere una forte motivazione. Stiamo parlando di Serena Musino. Non capisco perché Giorgio mi abbia messo qua per prima, non lo so, spero di non fare pasticci con questo aggeggio. Allora, l'influenza dei condizionamenti esterni sul nostro modo di pensare e di valutare la realtà e di conseguenza sulla nostra motivazione. Vediamo se azzecco. Ok. Allora, partiamo dal significato etimologico del termine. Motivazione deriva dal latino motivus, da motus, che è il participio passato di muovere. Ciò che spinge, ciò che suscita a fare. Quindi la motivazione diventa quella forza, quell'energia che ci spinge a fare qualcosa. Allora io l'ho ribattezzata e l'ho chiamata energia motivazionale. Allora mi sono chiesta, ma quali sono gli elementi essenziali che vanno a alimentare questa energia? E qui c'è il braccio di ferro, insomma, che mangiava gli spinaci. Allora, il pensiero. Abbiamo un'affermazione di Lipton, che non è quello del tè, è un biologo, e ci dice: i pensieri disfattisti consumano energia. I pensieri consumano energia alla stessa stregua di una maratona. Appunto, è risaputo che l'energia mentale, cioè il pensiero, ha un'influenza sulla nostra fisiologia, sul nostro corpo, andando ad attivare e inibire il rilascio di sostanze biochimiche. Quindi questo comunque apre una consapevolezza: qual è la qualità dei nostri pensieri e soprattutto qual è la qualità dei pensieri anche delle persone che ci circondano, perché anche quelli influenzano la nostra motivazione. Ad esempio, vi sarà capitato di stare a stretto contatto con delle persone e magari ritrovarvi ad utilizzare gli stessi termini o anche gli stessi modi di dire, e questo, ahimè, succede a livello inconscio. Le emozioni sono una parte importantissima della nostra persona. Le emozioni si comportano un po' come le spie luminose in un cruscotto di una macchina, che ci danno delle informazioni su quella macchina. Allora l'emozione ce l'abbiamo per darci delle informazioni sulla nostra persona, quindi sul nostro modo di interpretare gli eventi, sul nostro modo di essere al mondo. Qui abbiamo un'affermazione: l'ansia è in onda all'organismo di ormoni dello stress che drenano energia, e questo costituisce una delle cause più comuni della sindrome da affaticamento cronico. La chiamiamo fatica d'ansia. Immaginate quale può essere l'energia motivazionale di una persona che è affetta da questa sindrome, da fatica d'ansia. Vi dirò di più. Gli esperti dell'Istituto Matematico del Cuore ci hanno fatto conoscere praticamente che il nostro corpo emana onde elettromagnetiche, e l'onda elettromagnetica più ampia proviene dal nostro cuore e non dal cervello. Praticamente l'onda elettromagnetica del nostro cuore può arrivare ben oltre 4 metri. Quindi cosa vuol dire? Che voi siete tutti seduti molto vicini, quindi in pratica le vostre onde elettromagnetiche del cuore ora si stanno influenzando reciprocamente. E per di più l'onda elettromagnetica dipende dall'emozione provata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che forse dovremmo fare un po' più attenzione all'emozione sentita, dare un po' più di spazio all'emozione, capirla, riconoscerla e soprattutto anche discernere quando l'emozione è la nostra o lo stato emotivo magari è di qualcun altro magari che frequentiamo spesso, che magari ci può influenzare. Lo stile di vita. Ho messo idratazione, nutrizione e televisione. L'ho messo solo per fare rima. Ovviamente no, c'entra benissimo. Allora, idratazione. Allora, ormai tutti ci dicono che il nostro corpo è composto d'acqua per una percentuale di circa il 70%. L'organo che ha più acqua nel nostro corpo, indovinate qual è? Il cervello. Ok, il cervello, per circa 80% d'acqua. Cosa vuol dire?
vuol dire che il nostro cervello si comporta come una centrale idroelettrica. Quindi se non beviamo abbastanza, la centrale idroelettrica si trasforma in una palude. E in una palude cosa pensate che ci sia? Pensieri di merda. Si può dire di merda? Allora, Masato Emoto, uno scienziato che lavora, studia l'acqua da ormai più di 30 anni, appunto ci ha affermato che l'acqua subisce un'influenza e questa influenza praticamente va a modificare la conformazione molecolare dell'acqua. L'influenza può venire da delle onde vibrazionali provenienti dalle parole dette, dalle parole scritte, dalla musica o anche dal contesto energetico in cui è inserita quell'acqua. Quindi lui ha studiato praticamente i cristalli d'acqua sottoponendoli a un'influenza energetica di parole appunto scritte, dette, musica e praticamente ha visto che, non so se si vede bene, vedete questo è il cristallo d'acqua che praticamente è stato influenzato dalle parole scritte amore e apprezzamento. Non so, si vede? Si percepisce un po'? Vedete che il cristallo d'acqua comunque somiglia quasi a un gioiello? Si percepisce un po'? Ok. Mentre vi faccio vedere adesso quest'altro cristallo, praticamente quest'acqua è stata sottoposta all'influenza di queste parole. Mi è stufato, io ti ucciderò. Credo sia ben visibile la differenza. Cosa vuol dire? Che se siamo composti d'acqua allora dobbiamo fare attenzione alle parole che utilizziamo, alle parole che sentiamo, a come vibriamo, perché noi vibriamo di energia e quindi anche allo stato emotivo. E questo influenza la nostra motivazione, o meglio la nostra energia motivazionale. La nutrizione. Qui c'è Botaccioli, che è uno studioso di PNEI, è un nome difficilissimo, psico, neuro, endocrino, immunologia. E lui ci dice che l'alimentazione, le influenze dell'alimentazione sull'immunità e quindi sulla salute umana sono ben più ampie di quello che la cultura medica tradizionale possa immaginare. Quindi è chiaro che quello che mangiamo comunque può andare a rafforzare le difese immunitarie e quindi può influenzare il nostro stato di salute. Generalmente il cibo viene associato alle calorie, però c'è anche altro. Praticamente ogni alimento ha anche una vibrazione energetica e praticamente per essere in uno stato di salute la nostra vibrazione dovrebbe praticamente essere di almeno 7000 bovis. Ahimè, la maggior parte dei cibi che ingeriamo hanno un'energia inferiore e soprattutto i cibi che vengono pubblicizzati dai mass media. Vi faccio un esempio, questo ho proprio misurato con un'esperta l'energia di una bottiglietta d'acqua tolta da un distributore automatico, 0 bovis, l'energia dello zucchero bianco, 0 bovis. L'energia della farina bianca, quella che utilizziamo, viene utilizzata per il pane, per la pasta, 0 bovis. L'energia dello zucchero di canna grezzo, 7000 bovis. Quindi, insomma, adesso non posso dirvi di più, però ecco, questo almeno ci dà un senso, ci restituisce un senso di responsabilità anche su quello che dobbiamo mangiare e non possiamo pensare di essere energetici o avere una grande motivazione se poi ci alimentiamo in maniera incosciente. Passiamo alla previsione e qui invece c'è Zeland, che è il teorico del transurfing, che ci dice di il fatto è che l'uomo, vivendo nel campo di informazioni di proporzioni universali che si è venuto a creare per effetto della massiccia presenza dei mass media, si ritrova a gioco forza in balia del sistema. Ciò significa che non è più lui come individuo a gestire il sistema, ma viceversa è quest'ultimo a esercitare sull'uomo il pieno controllo e a ottenere la sua completa sottomissione. Insomma, e questo praticamente non è, cioè,
è abbastanza vero, nel senso che siamo immersi in un sistema che è fortemente influenzato dai mass media. Conosco persone che comunque accendono la TV appena svegliano, è la prima cosa che fanno, o magari riescono anche ad addormentarsi esclusivamente ascoltando il sottofondo proveniente dalla TV. Sei stata a casa mia. Parlo per esperienza, eh? Allora, la disinformazione. Se accendiamo la TV e mettiamo qualunque notiziario, sentiamo parlare di omicidi, violenza, corruzione, disperazione, povertà, disoccupazione. E mi sono chiesta, ma è possibile che non succeda nulla di bello? Io non ci credo. Qui c'è Enrico Kelly, che è uno psicologo, psicoterapeuta, ha scritto questo libro, Come difendersi dei media. Allora, lui ha fatto un esperimento, per un periodo ha deciso di fare di digiunare dai mass media e poi gradualmente ha riniziato a vedere un po' di TV, ad ascoltare un po' di radio, è diventato un po' più sensibile alle influenze che praticamente TV, radio, internet avevano sulla sua persona, e quindi ha portato avanti anche delle ricerche, e quindi oggi afferma che l'effetto che i notiziari, i film violenti, le notizie alla radio, su internet hanno sulla nostra persona sono ben dimostrabili. Ad esempio vedere un film violento e magari dopo andare a dormire potrà contribuire ad avere un sonno molto agitato, o magari mangiare e nel mentre sentire un notiziario produce tensione allo stomaco, magari poi noi non li attribuiamo la TV, ma magari penso ho mangiato sono i peperoni e l'hamburger, ok? E invece no, dobbiamo insomma aprire un attimo la gamma delle opzioni e allora avere consapevolezza anche che tutte queste notizie che sono fortemente negative hanno un'influenza sulla nostra persona. È molto probabile che questa influenza sia a livello inconscio. Lui nell'ultima frase dice anche spesso anche al di là dell'opinione dello spettatore si produce un'emozione, quindi magari una persona ha un'idea però va a sentire poi dentro di sé un'emozione che è prodotta appunto da quell'informazione, quindi qualcosa che nasce dal nulla, solo da quello che sentiamo. Poi ecco, ho voluto mettere questa frase proprio carina, ho messo tanti punti di domanda perché insomma, no, che poi ce n'è uno di punto di domanda, ma tante nuvolette, il tasso di disoccupazione giovanile è poi davvero allarmante, la percentuale è del 31% con una diminuzione dello 0,2% rispetto a novembre scorso e una crescita consistente però del 3% su base annua. Non la commento, va bene, penso si commenti da sé. Allora, la pubblicità. E qui non dico niente di nuovo. Allora, la pubblicità viene trasmessa praticamente a un volume più alto rispetto agli altri programmi televisivi e questo volume si incrementa dopo le 22. Perché? Perché sicuramente è molto più probabile che dopo le 22, dopo una giornata estenuante di lavoro, le persone siano lì belle sul divano, che con questo sottofondo non proveniente dalla TV iniziano a rilassarsi e iniziano a produrre onde alfa, che sono le onde cerebrali che caratterizzano il cervello di un bambino da 0 a 7 anni e quindi fanno sì che quel cervello sia come una spugna e quindi raccolga tutte le informazioni. Allora sarà molto probabile che quella persona il giorno dopo si rechi in un supermercato e compri proprio quel prodotto pubblicizzato la notte precedente. Però succede a livello inconscio, non ce ne rendiamo conto. Allora, se abbiamo praticamente, siamo circondati da tutte queste notizie negative e magari subiamo anche un po' questa influenza e oggi insomma ci parlano tutti di crisi, di disoccupazione,
insomma, di omicidi, violenze. Allora come dovremmo stare? Siamo qui a parlare di motivazione. Allora, io ho voluto comunque citare una persona che si occupa della crescita personale delle persone, che gli aiuta appunto a potenziarsi alla Cohen, e lui ci dice: non importa quali siano le condizioni economiche dominanti, ci sono sempre alcune persone che hanno successo e altre che incontrano grandi difficoltà. La differenza ha poco a che fare con le condizioni esterne e moltissimo con il personale stato di coscienza. Allora io credo che ciascuno di noi possa fare la differenza e credo tantissimo a quello che oggi ci dice la fisica quantistica, che dice che noi possiamo creare la nostra realtà unendo i pensieri con il cuore. Queste due cose devono procedere di pari passo, perché il pensiero positivo senza l'emozione che congrua non esiste. E allora vi voglio convincere con un'esperienza personale. Nel 2009, non mi serve più questa. Nel 2009 mi sono svegliata una mattina, era un lunedì alle 7 del mattino, mi sono svegliata e non riuscivo più a camminare. Allora ho provato a chiedere aiuto e non riuscivo più a parlare. Immaginatevi cosa può passare per la testa. Ho pensato che fosse finita la mia vita. E quindi mi hanno portato al pronto soccorso. Da lì sono iniziate una serie di accertamenti, di visite, tacche, risonanze magnetiche, esami, punture lombari, per arrivare a una diagnosi. E poi ci sono arrivate alla diagnosi. Allora io ho fatto una scelta. Potevo prendermela con Dio, con la sfiga. E invece ho fatto questa scelta di dire sì. Ho detto va bene. Serbavo nel cuore per una grande motivazione, che era la motivazione di guarire o almeno di stare meglio. Ho scelto anche di non sapere tanto su quella patologia, nel senso che non ho voluto sapere statistiche, pronostici, non ho voluto sapere conseguenze, ma mi sono interessata esclusivamente al meccanismo di quella patologia, per fare una relazione tra il meccanismo e il mio modo di vivere la vita e pensare fino a quel momento della mia vita. Però insomma io ero in quel letto di ospedale, avevo tanti dolori e stavo male, mi agitavo e questo un po' forzava con la motivazione, perché anche in quel periodo comunque io sapevo che in uno stato di stress vengono rilasciate nel corpo delle sostanze che vanno ad abbattere le difese immunitarie. Quindi quel modo non mi aiutava. Allora mi sono chiesta, sempre perché osservavo questa grande motivazione, ma cosa potrei fare per aiutare me stessa a stare meglio, a guarire? E allora, siccome quando ci facciamo una domanda il cervello risponde, allora ho pensato, cavolo, mi piace tanto quando mi fanno le coccoline, li chiamano gradini, no? Allora ho chiesto a chiunque veniva a trovarmi in ospedale di farmi dei gradini in tutte le parti del corpo. Allora vedevate questo letto d'ospedale circondato da persone che mi facevano i gradini, piedi, braccia, testa, e io stavo bene, ero rilassata, potevo godere anche di quell'esperienza. Dopo una settimana e mezzo mi sono alzata dal letto, hanno parlato ovviamente di miracolo, e il medico mi ha prescritto assoluto riposo, non dovevo alzarmi dal letto, non dovevo accendere il PC, non dovevo aprire un libro. Io stavo in quel periodo preparando la tesi, quindi immaginatevi, da paziente ideale sono tornata a casa, ho acceso il computer e ho scritto l'ultimo capitolo della tesi. Da lì a 20 giorni mi sono laureata. Questo per dirvi che cosa? Che la differenza la possiamo fare noi, indipendentemente da ciò che ci dice la TV, da ciò che leggiamo su internet. Abbiamo una grande responsabilità, quella di scegliere. Scegliere ciò che va bene per noi, scegliere ciò che ci può far stare meglio. E scegliere la felicità. Questa è una grande responsabilità. Fa rima anche questa volta. Grazie.